Eccoci, un ospite particolare. Ciao Ilenia. Ciao Carlo, ciao a Ilenia, che tutti. viene da Catania, una delle nostre hostess di Fiorucci che lavora a Catania, ma non solo hostess, perché farà parte anche del team, farà un programma televisivo, diciamolo. Sì, a breve vi sveleremo maggiori dettagli. Intanto tutto ok, questa è bella nuova esperienza che farai con Tutto in Cucina. Sì, alla grande, non vedo l'ora, Carlo, sono carica, non vedo l'ora di cucinare, utilizzare i fornelli e quindi ne vedrete delle belle. Tu farai diversi piatti appunto che, con un tocco catanese. Esatto, sì, riproporrò alcuni piatti della cucina tipica catanese. Quindi andiamo a fare la spesa e poi subito in cucina. Ciao, Sì, andiamo, Carlo, dai, andiamo! ciao. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tutti in Cucina. Sono Ilenia, vengo da Catania e oggi preparerò per voi un piatto della cucina tipica catanese, ovvero la pasta alla norma. Vi faccio vedere un po' gli ingredienti che ho predisposto qui per voi. Partiamo dalle melanzane che ho già tagliato a fettine, poi abbiamo dell'alloro, spicchi di aglio, basilico fresco e ricotta salata. Per iniziare procediamo con dell'olio su una padella in modo da mettere le nostre melanzane a friggere. Ed ecco, appena le nostre melanzane fritte sono pronte, possiamo adagiarle qui su una carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. Come vedete le abbiamo fatte dorare per bene e le abbiamo rese anche un po' croccanti. Mettiamo un pizzico di sale sulle nostre melanzane e le melanzane, non appena pronte, mettiamole da parte. E adesso passiamo al sugo di pomodoro. Potete prepararlo con i pomodori freschi. Io in questo caso ho preferito utilizzare una passata di pomodoro. Quindi andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro in padella. Aggiungiamo anche qualche spicchio d'aglio e un po' d'olio evo. Dopodiché lasciamo cuocere a fuoco lento. Aggiungiamo anche un pizzico di zucchero per togliere appunto il sapore agro che a volte la passata può darci. E mescoliamo il tutto e lasciamo cuocere a fuoco lento. Nel contempo avremo già l'acqua per la nostra pasta che sarà a bollore e possiamo inserire appunto le pennette. In questa occasione ho scelto appunto delle pennette integrali rigate che mettiamo. Una volta che la nostra pasta è pronta, possiamo prenderla e adagiarla sopra il nostro sugo in padella. Mi raccomando, conserviamo ovviamente l'acqua di cottura per amalgamare il tutto. Con un mestolo prendiamo un po' della nostra acqua di cottura e la aggiungiamo alla pasta e al sugo. Vanno bene anche due mestoli. Mescoliamola così per bene. Perfetto, dopodiché la nostra pasta sarà pronta, pronta per essere servita. Siamo pronti per impiattare la nostra pasta alla norma. Questo è uno dei piatti che io preferisco della nostra cucina tipica catanese, poi soprattutto perché prende il nome della norma di Bellini, un'opera musicale bellissima. Adesso aggiungiamo le melanzane che abbiamo soffritto in precedenza.
Io mi servo di una pinza in modo che sia più facile. Le adagiamo appunto sulla nostra pasta e possiamo guarnire a piacere con qualche foglia di basilico fresco. Mi raccomando, una cosa fondamentale, non dimentichiamo la ricotta perché appunto è uno dei punti principali di questo piatto. Una bella spolverata di ricotta e voilà! Foglie di basilico e voilà, il nostro piatto di pasta alla norma è servito. Mi raccomando, l'appuntamento è a domani con tante altre nuove buonissime ricette. A presto!